dove stiamo andando. Dove ci porta il cuore. Il cuore. Salve. È sempre un piacere. In una di queste viuzze, però spero che non entrino dalla parte delle terme, ma dalle parti del boschetto, perché vabbè, c'è proprio se entrano quella dalla cascata. Parte delle terme, la suoniamo. Perché c'è proprio quella cascata di acqua calda. Ecco, quella cascata credo che sia anche molto potabile. Cioè, del tipo, tu prendi un bicchiere d'acqua lì e cucini già la pasta. Davvero? È bollente, non hai mai... Sì, ci sono stata. Questo delle scatolette. Sì. Perché per bollire l'acqua semplicemente ti mangi quello che c'è dentro, la scatoletta la riempi d'acqua e la bollisci. Bollire è la prima forma di purificazione efficace, cioè tu quando hai bollito l'acqua, però c'è il problema che se l'acqua è sporca va filtrata, quindi ecco dove interviene la calza che servirà per filtrare l'acqua. L'altra parte della calza mi serve per filtrare il caffè. Pietre, sabbia e possibilmente dopo aver fatto il fuoco è il carbone. Molti fanno lo sbaglio, in caso di emergenza, che accendono subito il fuoco e poi pensano alla legna, sbagliatissimo. Perché facendo così, prima di tutto sprechi tanta energia perché cominci a correre avanti e dietro e non bisogna mai sudare troppo perché poi hai sete. Ma anche perché c'è il fuoco, se non lo mantieni attivo nel momento, il tempo di andare a raccoglierlo già si è spento un'altra volta. E adesso è il momento difficile che o si spegne o prende fuoco. Allora l'idea è partire con le legne piccole, quindi organizzarsi già prima con questi, no? Se arrivi l'ultimo minuto non concludi niente. Questo è il momento della gioia, no? Perché vedi, cioè col fuoco ti, ammettiamo fossimo in emergenza, comunque dai, abbiamo un fuoco da stare intorno. Esatto. Abbiamo scelto bene che il vento va di qua, perché se andava di qua non dormivi più. Questo sasso qui l'abbiamo messo perché poi dopo, quando diventa bollente, prendiamo la farina e possiamo fare una specie di schiacciata. Dai, piedi dell'albero. E vuoi ancora sassi? No, sassi? Un po' di sabbia. Ora questo qui dovete prendere questa cosa qui e buttarci acqua finché non vedete che fuori esce chiara. Questo qui diventerà un grissino. Devo fare un legno più lungo. Io lo voglio fare. Sì, è tutto. Vicino ce l'abbiamo. Con una pallottina sulla pietra, bella. Prima si scende giù finché bolle. Poi per tenere ebollizione lenta si sale. Ok. Fantastico. Vieni già questo. Dai, io sono una donna. Dai, se lo vuoi fare pure a me. Dai. Oggi è stata l'esperienza di sopravvivenza, cosa ne pensi? È stata un'esperienza bellissima. Cosa ti è piaciuto di più? Questo momento qua. Lì il pane. Cucinare il pane, cioè essere davanti al fuoco ha dato proprio un senso di... a me di libertà, la verità. Poi... punti di vista. E a me mi è piaciuto molto perché mi ha dato un'idea di unione e condivisione molto intima, molto profonda. Il fatto stesso di aver lavorato la farina per procurare il pane, che è una cosa fondamentale, e averlo messo a cucinare e tutto quanto, questo mi ha dato proprio l'idea della comunità. E mi è piaciuto.
A me è piaciuto moltissimo la preparazione di tutto questo, la ricerca del legno, tutti insieme, tutti a cercare le pietre, l'unione, insomma, l'unione. Direi che il pane è riuscito molto bene. Complimenti per chi l'ha fatto. Lei ha preparato la pasta e poi tutti hanno collaborato per fare piadine. E anche Cristini, questo è Cristini, è stato fatto intorno al fuoco, però se lo sono già mangiato tutti. No, non è vero, guarda. Ah, qui c'è l'altro. Pro cantando salu maltratada. Hey! Ma moiada, ite gloria e sa vendita vada. Sa vendita, sa bene, mutos e lutos, chi vicinata, moiada, se su e immaculata. È bellissimo. Abbiamo fatto la porta a noi. Toglietemi!